Vai. Ma se fai un... Ok, ciao a tutti, siamo qui oggi per parlare di due cose. Prima di cui vi parlerò è Tor, ovvero sia come navigare in maniera anonima, diciamo, come configurare un intent service e come configurare un relay. Tra poco scopriremo cosa significano tutte queste parole nel dettaglio. Però prima iniziamo a introdurre Tor. Che cos'è Tor? Tor, come saprete, è un software open source e multipiattaforma, ma è anche il nome che si dà alla rete e al protocollo stesso, utilizzato per navigare in maniera con una, diciamo, forte anonimità. Dire anonimo è sempre un azzardo, diciamo, perché comunque esistono sempre degli attacchi che possono essere fatti per compromettere l'anonimità, l'anonimato. E in breve, che cosa significa essere anonimi oggi come oggi nel mondo di internet e quindi navigando sul web? Significa che voi navigate sul web, ad esempio, e non possono sapere qual è l'IP, l'indirizzo IP da cui vi connettete. Okay? È celato in una maniera che ora vediamo. Perché bisogna navigare anonimi? Beh, questo dipende sostanzialmente da voi. Possono fare cose brutte e si possono fare cose belle. Con Tor si fanno tante cose brutte, ma per la maggior parte si fanno cose belle, del tipo in Cina, in Iran, dove viene applicata una fortissima censura a internet, ad esempio in Cina molti siti non sono raggiungibili, gli attivisti e quant'altro ancora, grazie a Tor si può accedere a questi siti, anche a fonti di informazione non manipolata, okay? Quindi permette di evadere la censura imposta da regimi dittatoriali. Ha avuto una grande importanza ad esempio nella primavera araba. È noto che in Egitto, in Libia, per accedere ad esempio a Twitter o cose simili hanno utilizzato Tor, e come sapete Twitter ha avuto una importanza fondamentale in queste rivoluzioni. Ma non si tratta soltanto di attivisti o di rivoluzionari, anche persone ordinarie utilizzano Tor quotidianamente in Cina ad esempio per poter accedere a Facebook. Io ho conosciuto una ragazza con cui ho fatto un progetto l'anno scorso per Tor, sempre sotto altro lato, con cui sono rimasto in contatto grazie a Facebook, ma poi lei è tornata in Cina e non poteva più accedere, così mi ha mandato un'email e ho spiegato come configurare Tor e adesso rimaniamo in contatto. E quindi permette di anche avere una cultura aperta internazionale ai giovani, diciamo. Anche in Italia si può utilizzare perché ad esempio la censura su internet, per quanto si possa pensare che siamo un paese libero, viene applicata anche da noi. Ad esempio The Pirate Bay, come tutti saprete, è censurato e bloccato a livello di IP proprio, nel senso che non basta cambiare il server DNS, proprio non potete accedere. Una domanda importante quando si presenta un progetto simile, diciamo, che vuole garantire libertà, anonimato e questo genere di cose, è chi ci sta dietro. Ah, mi sentite? Chi ci sta dietro? Allora, ci sono organizzazioni non governative e anche umanitarie che, di osservazione dei diritti umani, come Human Rights Watch, oppure attivisti nel campo dell'informatica e di internet come l'Electronic Frontier Foundation, ma non soltanto, anche il Dipartimento della Difesa e Google stessa finanziano il progetto di Google, cioè il progetto di Tor, e difatti è anche utilizzato dall'FBI per rimanere anonimità, a volte utilizzano anche il loro Tor perché è effettivamente un metodo strong per essere anonimi. Ma questo non vuol dire che il Dipartimento della Difesa possa avere il controllo di Tor, e ora capiamo perché. Però prima presentiamo un attimo la struttura di Tor. In Tor ci sono, la cosa principale da capire è chi sono gli attori, cioè chi sono quelli coinvolti. Sostanzialmente ne abbiamo 5. Il primo è il mittente, cioè voi. Ammettiamo che volete collegarvi, non lo so, al sito di Wikileaks, no? E quindi voi siete il mittente del pacchetto, il mittente della vostra informazione. Poi entriamo all'interno della rete Tor, che è composta da vari nodi. Questi nodi sono di diverso tipo. Abbiamo un entry node, poi abbiamo alcuni nodi intermedi, poi un exit node, e quindi usciamo sul sito a cui ci volevamo connettere. Vediamo come funziona. Allora, la tecnologia che sta alla base di Tor è l'onion routing, ovvero come funziona il vostro pacchetto dal vostro computer fino al sito di Wikileaks. Praticamente il vostro client Tor
prende il pacchetto e lo crittografa tre volte. Ok? Praticamente abbiamo tre contenitori. Ogni livello è un livello di crittografia che quindi cela il contenuto. Qui abbiamo il messaggio in chiaro, ok? Nel primo livello di crittografia, qui, scriviamo il destinatario finale. Quindi, ad esempio, non so, tu, wikileaks.com. Nel nodo, nel secondo livello, scriviamo l'indirizzo del nodo, dell'exit node, cioè quello che si collegherà direttamente al sito di Wikileaks e quindi avrà un suo identificativo. Stessa cosa per il primo, non so, questo che lo chiamiamo nodo 1, questo che lo chiamiamo nodo 2. Quindi che cosa succede? Quando voi dalla vostra macchina inviate un pacchetto, il vostro pacchetto arriva con tutti e tre i livelli di crittografia all'entry node, ok? L'entry node ha modo soltanto di togliere il primo livello di crittografia, ok? Quindi togliendo questo livello di crittografia non può leggere il contenuto, ad esempio non può leggere qual è l'exit node, e non può leggere a chi volete connettere, né tantomeno il contenuto del vostro messaggio. Riesce soltanto a leggere questa parte, diventa chiaro, ok? Quindi sa a chi deve inoltrare il messaggio, che è il nodo 2. E questo qui si chiama il nodo intermedio, lo chiamiamo nodo intermedio. Il nodo intermedio a sua volta può rimuovere un altro livello di crittografia, ok? E quindi può leggere questo livello. Grazie a questa informazione è in grado di sapere a quale nodo a sua volta inoltrarlo. E arriveremo a quello che abbiamo identificato qualcuno. E che sarà l'exit node. L'exit node può rimuovere l'ultimo livello di crittografia finendo finalmente a leggere il destinatario finale, cioè l'indirizzo del server a cui volete mandare il pacchetto, e il contenuto del vostro messaggio, e quindi lo inoltra a wikileaks.com. Ok, quindi dall'exit node esce il chiaro. Questo rispetto ai proxy tradizionali, ovvero quelli a cui voi mandate tutto il vostro traffico e poi loro lo inoltrano direttamente al sito a cui volete connettere, come anche funzionava il proxy del Politecnico, ha alcuni vantaggi. Perché in un comune proxy, ad esempio il proxy del Politecnico, sa tutto quanto di voi, cioè sa il vostro IP, sa a chi vi volete collegare e conosce il contenuto del vostro messaggio. Okay? Invece, con l'onion routing, questa tecnica, dividiamo le cose, ovvero abbiamo tre attori. L'entry node, l'unica cosa che sa su di voi è il vostro IP, ok? Quindi diciamo è come se vi vedesse in faccia, se voi gli date un messaggio e lo vedete e vi vede in faccia, quindi sa chi siete, ma non sa chi è il destinatario del vostro messaggio né il contenuto. Lui si occupa soltanto di inoltrarlo al nodo intermedio. Il nodo intermedio non sa il vostro IP perché ha ricevuto il messaggio dall'entry node, che ovviamente non gli comunica il vostro IP, e non conosce neanche il destinatario e il contenuto, sa soltanto a chi deve inoltrarlo, e cioè all'exit node. Quindi andiamo all'exit node, che non sa ancora una volta il vostro indirizzo IP, ma conosce il destinatario del messaggio e il contenuto del messaggio, perché lo deve inoltrare in chiaro su internet, diciamo, sulla internet pubblica. Ok? Questa divisione permette di ottenere un certo anonimato. Perché? Perché per poter sapere, diciamo, per poter compromettere la vostra comunicazione, non è soltanto che il proxy deve essere compromesso, ovvero sotto il controllo di qualcuno che diciamo, sta tentando di compromettere il vostro anonimato, ma tutti e tre i nodi devono essere coordinati e compromessi per poter risalire al vostro indirizzo IP originario. E questo risulta molto difficile perché attualmente, ad esempio, ci sono 2300 nodi tra cui scegliere e vengono scelti casualmente. Quindi, per le probabilità che un attacker sia in grado di avere il controllo su un numero sufficiente di nodi
per avere il controllo su tutti i tre nodi tra cui passa la vostra comunicazione, che comunque è il vostro client che li sceglie casualmente, è molto difficile. E quindi questo garantisce l'anonimato, in buona misura. Inoltre, per creare un nodo di questa rete non ci vuole niente di speciale, non ci sono certificazioni né niente. Chiunque può inserirsi, e infatti noi vedremo come si fa. Ci sono domande? I nodi sono scelti casualmente ogni volta che mando un pacchetto, ogni volta che... No, allora, tu quando ti colleghi a Tor costruisci un circuito, ovvero sì, un circuito vuol dire un insieme di questi tre nodi, cioè entry node, nodo intermedio e exit node. Ogni tot questi vengono cambiati, oppure tu puoi chiedere esplicitamente, schiacciando nuove identità, che vengano cambiati. Ma per lo più rimangono sempre gli stessi, anche perché capisci che costruire un circuito è una cosa che richiede un certo tempo, e farlo per ogni pacchetto è assolutamente implausibile. Comunque sia, c'è un tempo automatico in cui i circuiti vengono riciclati e se ne fa uno nuovo. Ci sono altre domande, dubbi? E come fa a tornare la risposta del server, se non si sa da dove è partito? La risposta ritorna perché tu hai anche il percorso di ritorno. Cioè, le connessioni sono stateful, no? Perché sono TCP, non è supportato UDP. Okay. Quindi tu puoi mappare indietro, cioè l'exit node sapeva da chi gli è arrivato il pacchetto, quindi può rimandarglielo indietro, a sua volta lui sapeva da chi gli è rimandato e quindi può arrivare fino di nuovo a te. Altre domande? Dubbi? Ok. Allora, Tor si può usare per fare tre cose principalmente, cioè quelle che vedremo oggi, rapidamente. Navigare sul web in maniera anonima, che è quella più comune, oppure offrire un servizio web anonimo. Cioè voi avete un contenuto che volete offrire e non volete che si sappia chi siete, se volete essere irrintracciabili, non volete usare il vostro server, non volete usare il vostro IP di casa, si può fare, e adesso vedremo come. Oppure ci si può configurare come un nodo della rete Tor. Configurarsi un nodo della rete Tor è sostanzialmente, diciamo, per scopi umanitari, diciamo, altruistici, non ha una vera utilità per chi lo fa, diciamo, se non una gratificazione per aver fatto del bene. E vedremo anche questo. Quindi iniziamo da navigare anonimo. Come detto, è il metodo più è il modo in cui si utilizza più di frequente Tor. E si può fare in due maniere, o manualmente configurando il proprio browser, cioè installando Tor ovviamente, e avviandolo, e configurando il proprio browser per connettersi, per utilizzare un proxy di tipo SOX sulla porta 9050, e quindi che è il locale, e quindi utilizzerà il client Tor. Ma questo è un metodo abbastanza, diciamo, in disuso se si vuole fare soltanto la navigazione web. Infatti, oggi come oggi, gli sviluppatori di Tor suggeriscono fortemente di utilizzare il Tor Browser Bundle. Che cos'è il Tor Browser Bundle? Il Tor Browser Bundle è sostanzialmente un pacchetto che contiene sia Firefox, sia il client Tor. Okay? Quindi, perché distribuire Firefox e non fare usare il vostro Firefox? Perché contiene delle patch specifiche che prevengono certi tipi di attacco noti che permetterebbero di tracciare la vostra navigazione, ok? Comunque, o addirittura di scoprire il vostro IP. Ad esempio, i plugin come Flash sono disabilitati di default. Perché? Perché spesso tramite i plugin Flash è possibile riuscire, siccome Flash è sostanzialmente sviluppato male o comunque in maniera non fortemente integrata con il browser, è possibile far passare delle richieste non tramite Tor, ma tramite la rete normale. Quindi se voi avete una connessione tramite Tor e fate un pacchetto raggiungere la rete normale, è possibile collegare le vostre connessioni e quindi la vostra anonimità, il vostro anonimato è compromesso. Quindi diciamo perché ci sono delle patch per garantire l'anonimato. Inoltre è molto semplice e funziona, diciamo, out of the box. Si può scaricare l'indirizzo. Facciamo una breve demo per vedere come è fatto, ma è veramente semplice. Adesso io lo lancio direttamente e si scarica. Fatto un browser. Ecco, questa è Vidalia, è l'interfaccia, è il client Tor, quello lì in basso a destra. Come vedete si sta connettendo. Ecco, c'è il pulsante Use a New Identity, che è quello di cui parlavo prima. Adesso appena ci connetteremo. Ecco, siamo connessi alla rete Tor. Adesso dovrebbe avviarsi il browser.
sono domande intanto. Qual è la differenza tra usare Preboxy e invece usare roba che c'è già inclusa? Allora, il fatto che se usi Preboxy, Preboxy non ti protegge da quel tipo di attacchi di cui parlavo prima, perché ad esempio, cioè sì, oddio, con Preboxy puoi filtrare flash volendo, puoi fare questo genere di cose, però non è consigliato perché ci sono anche attacchi molto più sofisticati. Ad esempio, un modo per diciamo fingerprintare, per identificare unicamente il vostro browser, può essere il numero di caratteri. Cioè, il numero di caratteri che sono installati nel vostro sistema può sembrare una cosa stupida e assurda, ma è quasi univoco. Cioè, è un metodo tramite il quale voi potete essere tracciati tramite più connessioni, tramite più sessioni di connessioni di Tor. Quindi assolutamente, siccome il browser web è un prodotto molto sofisticato, è meglio utilizzare il Tor Browser Bundle, che risolve tutti questi problemi, tenerlo aggiornato, che ci pensano quelli di Tor a fare questo genere di cose, perché ci sono veramente un sacco di attacchi che sono subdoli e che non ci si può aspettare. Per cui se volete il totale anonimato navigando sul web, usate il Tor Browser Bundle. Poi Preboxy lo puoi usare magari per altri servizi, non so, se tu vuoi connettere, non so, MSN tramite Tor, allora non puoi usare il Tor Browser Bundle, devi utilizzare il metodo che dicevo prima, cioè collegarsi tramite il proxy SOX sulla 9050. Comunque, come era linkato nella slide, l'altro metodo per utilizzare il client Tor, ne avevo parlato nel giornale Linux, per cui potete scaricarlo e andare a vedere, ed è descritto come utilizzarlo non con Preboxy ma con Polypo, che è una cosa simile. Va bene, diamo un'occhiata. Questo adesso è partito il Tor Browser Bundle, ci dice che siamo configurati per usare Tor, che dovrei aggiornare perché adesso è uscito un aggiornamento. Non so, possiamo provare ad andare su un sito qualunque. Le prestazioni ovviamente non sono eccezionali, perché capite che c'è un certo quantitativo di strada da fare. E niente, questo è il Tor Browser Bundle sostanzialmente. Possiamo andare su uno di quei servizi che mostrano l'IP. Vediamo se l'ho azzeccato. Uno si ricorda iconfig.me. Vabbè, comunque anche questo qui dovrebbe farlo vedere. Io ho l'IP address is, se si carica. Siamo così anonimi che non ce la fa neanche. Ecco, come vedete 87.236.199.73, che palesemente non è un IP del Politecnico. Per cui diciamo il nostro IP è stato celato. Ok? Domande? Curiosità? Il remote host che c'è scritto è l'exit node. Secondo campo. Sì, esatto, questo qui è l'IP dell'exit node, esatto. No. E questo qui è il remote host, vuol dire è il. È il dominio associato all'IP, al reverse DNS, e spesso c'è scritto dentro Tor exit, perché in effetti forse una cosa che spesso magari non si capisce di Tor è che Tor serve per evitare la censura, cioè evitare che il tuo ISP, il tuo Internet Service Provider ti impedisca di raggiungere certi siti, ma se un sito specifico non vuole che sia possibile accedere tramite Tor, si può bloccare. Esiste una lista completa di tutti gli exit node Tor e quindi uno li può bloccare. Perché se uno, non so, ha paura che ci sia spam che venga da Tor oppure cose simili, è libero di bloccarlo. È dall'altro lato che Tor agisce. Agisce perché il tuo ISP non ti blocchi ad accedere a un sito. Ok? Va bene, procediamo. Sulla navigazione web abbiamo spedito, abbiamo detto quello che c'è da dire. Vediamo come configurare un servizio anonimo, ovvero sia un hidden service. Che cosa significa un hidden service? Significa che voi potete ostare un web server, un qualsiasi servizio su qualsiasi porta, senza che sia esposto il vostro indirizzo IP. Cioè voi avete un server, configurate un hidden service su quel server, e ci si collegherà tramite un dominio
particolare che ora vediamo, che permette di non far vedere il vostro indirizzo IP. Vediamo qua. Ecco, la cosa importante da dire è che gli hidden service sono raggiungibili soltanto se si sta utilizzando Tor. Okay? Quindi se voi, ecco, quello lì è uno dei domini che dicevo. Questo è un dominio che identifica un hidden service, un tonio. Ora, se voi andate su a questo indirizzo, che è un hidden service che esiste veramente, dal vostro browser normale, non funzionerà. Perché è una cosa specifica di Tor. Se invece ci andate col Tor Browser Band, funzionerà perfettamente. Volendo, se si vuole accedere a un servizio, un hidden service, senza installare Tor, ci sono dei servizi come Tor2Web che permettono di accedere anche tramite un normale browser, anche tramite la rete internet normale. Però questo ha delle forti implicazioni di sicurezza che lo rende del tutto sconsigliabile, soprattutto per il client. Comunque dopo testeremo il nostro hidden service e vedremo come è raggiungibile. Quindi importante, gli hidden service non sono raggiungibili normalmente dalla internet, ma soltanto utilizzando un client Tor, quindi ad esempio col Tor Browser Bundle. Ok, come funziona la spiegazione di come funziona Tor è abbastanza semplice, spero che abbiate capito. Invece come funziona l'hidden service è abbastanza più sofisticato, per cui non ve lo spiego. Se volete, lì c'è l'indirizzo, è abbastanza lunga, è interessante, ma sostanzialmente la cosa che deve rimanere è che al posto che avere tre nodi intermedi ne abbiamo sei, cioè sostanzialmente se prima avevamo, qui c'eravamo noi, passavamo dall'entry node, andavamo nel nodo intermedio, exit node, e poi uscivamo sul sito a cui volevamo accedere, in questo caso praticamente funziona così. Facciamo sempre questi tre passi dal nostro lato e poi dopo ci sono altri tre passi per raggiungere l'hidden service, quindi ci sono sei nodi di mezzo, e che vi fa capire che è ancora più difficile compromettere la nodo immagine. Comunque un ulteriore dettaglio potete guardare, ma è abbastanza sofisticato sempre per resistere a attacchi subdoli che uno normalmente non penserebbe che possono essere fatte a questo genere di cose. Ok, proviamo a configurare un hidden service store. È molto meno complicato di quanto si possa pensare. Voi avete il vostro server, ci installate Tor e assicurate che funzioni correttamente. Ad esempio mettete, non so, il web server, che è un web server qualsiasi Apache o qualsiasi cosa, o anche Netcat, sotto spiegato come provare con Netcat, sulla porta 80. Quindi bisogna creare la directory var lib tor mio hidden service, che è una cartella in cui Tor metterà le informazioni che servono per il mantenimento e l'utilizzo dell'hidden service. Make DLP significa semplicemente, la P significa semplicemente crea tutte le cartelle intermedie nel caso non esistano. Okay? Niente di complicato. Quindi bisogna assicurarsi che l'utente Tor possa scriverci, perché solitamente quando voi installate Tor, un server con Debian o qualsiasi distro lo utilizzate, vi crea un utente Tor, e quindi bisogna essere sicuri che possa leggerci e scriverci, altrimenti vengono fuori errori inattesi. E poi bisogna aggiungere il file di configurazione di Tor, che si chiama TorCC e tipicamente si trova in etc Tor. Queste due righe, che cosa significano? Vuol dire che vogliamo creare un hidden service e le informazioni su questo hidden service devono essere mantenute in quel percorso che abbiamo creato prima. Niente di trascendentale. Poi un'altra riga di configurazione, diciamo, la porta tramite cui vogliamo che il nostro hidden service sia accessibile dal dominio.onion, in questo caso 80, e l'indirizzo verso cui reindirizzare le richieste che arrivano verso questo dominio. Quindi mettiamo che noi abbiamo, non so, ciao.onion, ok? Se qui specifichiamo 80, ci potremmo connettere a ciao.onion sulla porta 80 e ci verrà reindirizzato a 127.0.0.1 sulla porta 80, ok? Ci sono domande? Adesso vediamo come farlo, come esploriamo un po' il sistema, la configurazione. Poi niente, basta riavviare il servizio Tor ed è fatta. A questo punto, riavviando Tor, che cosa farà?
ci creerà un file a quel percorso lì, cioè in quella cartella che abbiamo creato, ci creerà un file hostname all'interno del quale è salvato l'indirizzo onion tramite il quale il nostro event service è raggiungibile, e dopo alcuni minuti sarà effettivamente raggiungibile. Ok, adesso diamo una rapida occhiata, vediamo come funziona. Allora, io ho già configurato, questa è una shell sul mio server, io l'ho già configurato, per cui andiamo a vedere prima di tutto il file di configurazione di Tor. Andiamo in Tor. Allora, vabbè, ci sono un po' di configurazioni che adesso non stiamo a guardare, ma sostanzialmente qui ho scritto event service dir, ho messo una cartella a mia scelta e le stesse configurazioni che ho detto prima. Quindi, poi ad esempio su Gentoo per riavviare il servizio si fa etc.init tor restart, riavvia tor, e andiamo a vedere in quella cartella che cosa ci ha creato. Ci ha creato due file, uno è hostname, come previsto, all'interno del quale, se lo leggiamo, c'è l'indirizzo.onion a cui ci si connette. L'indirizzo.onion non possono essere scelti, sono generati e sostanzialmente sono una misura per evitare gli attacchi tipo man in the middle, perché il dominio onion stesso è una sorta di hash della chiave pubblica che si utilizza per collegarsi a quel servizio. Non è comodo da usare, ma aggiunge un livello di sicurezza non indifferente, e questa è la scelta che è stata fatta. Inoltre, avere dei nomi a scelta avrebbe comportato avere un punto centrale in cui questa cosa sarebbe stata dovuta essere gestita, e non era nelle intenzioni degli sviluppatori di Tor. Tor vuole essere una rete quanto più possibile decentralizzata. Ok, poi non so se avete notato, c'è anche un file private key all'interno del quale c'è del materiale crittografico privato che, in quanto tale, è meglio che non divulghiate, altrimenti qualcuno potrebbe spacciarsi per il vostro event service store. Vabbè, adesso non stiamo guardando. Ok, adesso, se tutto va bene, dovremmo essere raggiungibili, dovrei poter raggiungere il mio web server che ho installato sul mio server, collegandomi a questo indirizzo. Quindi abbiamo ancora aperto il Tor Browser Bundle, proviamo ad andare all'indirizzo. In teoria di solito ci vuole qualche minuto prima che funzioni, perché le informazioni sul nostro event service devono propagarsi per la rete di Tor. Però proviamo, se siamo fortunati dovrebbe già funzionare. Va bene, lasciamola caricare un attimo. Comunque sia, ecco, non funziona. Riproviamo tra qualche minuto. Vabbè, possiamo riprovare tra qualche minuto aspettando che si diffonda l'informazione. Come dicevo, allora, per accedere all'Onion Service ci sono due metodi. Uno è andare direttamente ammesso che l'Onion Service funzioni su web e quindi sul protocollo HTTP, si va direttamente a http://, e il dominio Onion, sempre tramite il Tor Browser Bundle, o comunque con il Tor. Oppure invece, se volete accedere dal web normalmente, da qualsiasi normale browser web non configurato per utilizzare Tor, si può usare tor.web.org, ovvero sia voi vi collegate a tor.web.org mettendo come sottodominio, no? Prima del punto, la parte prima di onion del vostro dominio.onion, e vi si dovrebbe collegare. Okay? Ci sono domande? Ok. Vediamo se funziona. Riproveremo dopo se procediamo. Ok, ultima cosa che vediamo a proposito di Tor è creare un nodo Tor. Creare uno di questi. Il nodo non intermedio e un exit node. Allora, un nodo Tor, l'abbiamo chiamato nodo Tor, in realtà la terminologia corretta sarebbe Relay. Okay. Perché dobbiamo farlo? Per mantenere viva e neutrale la rete Tor. Perché se un'entità abbastanza grande, come può essere il Dipartimento della Difesa, come può essere il governo iraniano, riesce a creare abbastanza nodi Tor da rendere
probabile o possibile che nella scelta casuale tutti e tre i nodi Tor siano della stessa control della stessa persona o della stessa entità, la vostra connessione è compromessa. Quindi più gente diversa e indipendente l'una dall'altra crea un nodo Tor, più la rete Tor è anonima, sicura, stabile e affidabile. Okay? E questo perché farlo? Perché ad esempio aiuta persone attivisti che hanno bisogno di Tor, aiuta anche, non so, persone normali, insomma tutti quelli che tutti gli utenti di Tor di cui abbiamo parlato. Oppure anche solo per sperimentare, per l'amore, per questo genere di cose. Allora, entro i nodi, intermedi, in realtà dal punto di vista della configurazione del relay sono la stessa cosa, non fa alcuna differenza. Una volta potete essere selezionati come entry node, una volta come node intermedio, senza distinzione. Quello che fa distinzione sono gli exit node. Perché? Perché gli exit node, come abbiamo detto, sono quelli che fanno uscire il traffico in chiave e quindi, tra virgolette, sono responsabili del traffico che esce. Se qualcuno utilizza Tor per pedopornografia, per fare spam, per fare pirateria, e voi state ospitando un exit node e quel traffico passa per il vostro exit node, potrebbe succedere che un ISP, una forza giudiziaria o qualcuno, diciamo, non competente possa ritenere che siate stati voi a fare questo genere di cose, ok? Il che può portarvi a non pochi guai legali. Per cui la cosa importante da capire è che fare un entry node o un nodo intermedio non comporta assolutamente nessun rischio. Al massimo sacrificate un po' di buffer. Non comporta nessun rischio. L'unica cosa che invece può comportare dei rischi concreti è configurare un exit node. Per cui è una cosa che va fatta prima di tutto in accordo con l'ISP, con l'Internet Service Provider, che deve essere conscio, con quelli che ospitano il vostro server, e riflettere bene, perché comunque arriveranno un sacco di mail con violazioni del copyright da qualche major discografico o cose simili. Per cui se volete fare del bene, ma senza rischiare il culo, non fate un exit node, fate un nodo intermedio. Gli ISP in genere sono d'accordo ad ospitare exit node? Marco per me. Però se sei interessato, sul sito di Tor c'è una lista di ISP che sono invece favorevoli o comunque tolleranti a questo genere di cose e ti suggeriscono, ti hanno un sacco di consigli su come configurarlo, ti hanno template di risposte per mandare a cagare le migliori discografiche. Quindi io non sto facendo niente, sono soltanto un proxy e questo genere di cose. Però non mi azzarderei, soprattutto se sei a primo anno di controllo. Un ultimo tipo di altre domande? Un ultimo tipo di nodo di Tor di cui ancora non abbiamo parlato sono i bridge. I bridge sono degli entry node segreti, ok? Perché se non esistessero i bridge, l'Iran, per dire, il governo cinese o qualcuno che non gradisce che si utilizzi Tor, potrebbe raccogliere la lista completa degli entry node e bloccarli. Così avresti bloccato completamente la rete Tor, ok? Invece quelli Tor hanno pensato una cosa intelligente. Facciamo anche i bridge, ovvero sia una serie di entry node che sono segreti, di cui non esiste una lista pubblica, ma che si possono ottenere, cioè che ciascun utente può ottenere soltanto a piccole gocce, ok? E peraltro questo getta anche una margine di diciamo foschia sulla reale dimensione della rete Tor, perché non si può sapere, a meno che siate il gestore della directory centrale di Tor, quanti bridge ci sono, perché non esiste una lista pubblica completa. Quindi, anche se il vostro ISP blocca tutta la rete Tor, voi potete collegarvi all'indirizzo che c'è scritto lì, oppure mandare un'email a un indirizzo di email particolare, e vi dà tre di questi indirizzi di questi bridge Tor, che tendenzialmente non possono essere bloccati da nessuno. Ok? Proviamo a vedere se adesso riesco a legarmi questo sito per farvi vedere. Ok,
vabbè, ci torniamo un po'. Comunque vi dà una lista di tre coppie indirizzo IP porta che si possono mettere all'interno, ecco, caricato. Vedete, questi sono gli indirizzi di tre bridge. Ottenuti questi tramite un amico, tramite uno di questi due servizi, inviando un'email all'indirizzo email che dovrebbe essere specificato, ecco, bridge@project.org, tramite questi, anche se il vostro ISP blocca completamente Tor, si può accedere comunque. Come? Configurando, ad esempio, Vidalia, ad esempio, se utilizzate Vidalia, andando in settings, dovrebbe esserci in network, ecco, MyISP, cliccando MyISP blocks connection to the Tor network, potete aggiungere manualmente una coppia indirizzo porta di un bridge, e in questo modo riuscite a connettervi lo stesso. Queste sono delle tecniche sofisticate che hanno messo in piedi quelli di Tor per evadere la censura, okay? E forse questa è una delle cose più utili che si può mettere su, se volete mettere su un nodo Tor. Ok. Domande su bridge? Ok, adesso diamo una rapida occhiata per vedere come si configura un nodo Tor. Allora, prima di tutto bisogna disabilitare l'utilizzo di Tor come client, perché se utilizzate Tor per fare da nodo, solitamente non lo utilizzate anche come client. Sono due feature distinte. Per fare questo si utilizza SoftPort 0, ovvero sia si disabilita la ricezione di richieste tramite il pro, tramite la porta SOX di cui avevamo parlato prima, che è normalmente 9050, e quindi si disabilita l'utilizzo di Tor come client. Poi si imposta l'indirizzo IP su cui restare in ascolto come nodo Tor, in caso abbiate più indirizzi IP sul vostro server, okay? Quindi sostanzialmente qui ci va l'indirizzo IP del vostro server al posto di 1.4.4. E poi la porta da utilizzare. La porta da utilizzare l'ho scelta con intelligenza, cioè possibilmente la migliore 443, che è quella di HTTPS. Perché? Perché passa attraverso tutti i possibili proxy del mondo, cioè ad esempio si poteva utilizzare dal proxy del Politecnico. Okay. E invece magari spesso altre porte non sono abilitate, ad esempio qui a questa rete non possiamo uscire su tutte le porte che vogliamo, ma solo su alcune specifiche. Per cui 443 è la migliore. Ora, se voi avete già per altre ragioni sul vostro server la 443 occupata, perché avete un servizio HTTPS ad esempio, vi consiglio di usare la 563, anche questa è molto raggiungibile. Okay. Perché se no, se voi mettete una porta a caso, è meno utile, perché magari chi avrebbe bisogno di connettersi a voi ha filtrato in uscita quella porta. Invece la 443 si sta tenendo qui. Ora, per le ragioni che abbiamo detto prima, non vogliamo essere un exit node, per cui si utilizza questa regola, ovvero sia è la policy, le regole con cui far uscire il traffico verso la rete internet pubblica. E semplicemente facciamo reject, respingiamo qualsiasi indirizzo IP verso qualsiasi porta, e quindi non siamo un exit node. E questo si aggiunge sempre all'interno del file torcc, torrc, che è il file di configurazione di Tor. Se ci si vuole configurare come un bridge, semplicemente si aggiunge la riga bridge relay 1. Poi, solitamente, soprattutto se si fa da bridge, non si consuma tutta questa banda. Io l'ho fatto da molti mesi e ti consuma veramente pochissima banda. Comunque sia, per buona misura, Tor permette di impostare dei limiti di utilizzo della banda. E queste sono tre regole che vi consiglio di mettere, ovvero sia massimo 10 GB al giorno, adesso dipende da quanta banda vi offre il vostro ISP, il vostro hoster. Io do 10 GB al giorno massimo, ogni giorno, e il conteggio si resetta alle 5 di mattina. E poi come bandwidth massima do 250 KB al secondo, ma comunque sono parametri già larghissimi, non ho mai raggiunto niente di simile. Ok, adesso non resta che riavviare Tor, ovviamente abilitare sul firewall la porta che abbiamo scelto, perché sennò ce la filtra e non combiniamo niente, e verificare nel log di Tor, il var log Tor log, se c'è un messaggio del tipo: self testing indicates that your or port is reachable from the outside.
e la Orport era la 443, ok? Quindi vuol dire che abbiamo stabilito il nostro relay Tor con successo. Adesso diamo un occhio alla mia configurazione di... Allora, qui inizia sostanzialmente la configurazione come nodo Merlin. E niente, c'è SOX 0, SOX port 0, quindi disabilitiamo utilizzo come client. Ho messo due indirizzi IP su cui ascoltare come nodo di relay, utilizzo la porta 563 perché la 443 ce l'ho occupata per altro, mi sono impostato come relay, cioè come bridge, e non mi comporto come exit node, nient'altro, tutto qua. Diamo un'occhiata ai log di Tor. Info, ecco qui ci sono tutti i log, a un certo punto dovrebbe dire, ecco, a un certo punto dice now checking your port whether il mio indirizzo e la porta è raggiungibile, e poi dice il test in automatico indica che è raggiungibile dall'esterno, quindi abbiamo iniziato effettivamente a comportarci come un relay Tor. Ok, ci sono domande su Tor e... relativi, se no possiamo a come setappare un tracker Tor. Tipo quando bloccano l'accesso IRC, lo fanno quelli che hanno i server IRC o viene fatto in uscita dai exit node? Ma in genere gli exit node non hanno policy molto restrittive, solitamente bloccano l'accesso alla 25 perché si utilizza tantissimo per fare spam. Ovviamente uno degli utilizzi malevoli più banali di Tor è fare spam. Perché siete anonimi, fate quello che volete, per cui di solito lo bloccano, ma quello che tu riferisci tu, almeno nella mia esperienza, tipicamente free node o azzurra, ti bannano, ma sono loro che ti bannano, perché hanno proprio, come dicevo, esiste una lista pubblica di exception Tor che loro escludono. In realtà free node ti permette di connetterti direttamente tramite un hidden service, che sono quelli che abbiamo visto prima, cioè quelli che potete connettere a IRC tramite un hidden service. Però ci sembra una cosa strana che per potervi connettere tramite un hidden service a Freenode dovete essere già registrati a Freenode. E l'unico modo per registrarsi a Freenode è collegarsi normalmente a Freenode. Quindi, cioè, tu vuoi essere anonimo su IRC, per poter essere anonimo la prima volta devi esserti già collegato in chiaro, e quindi insomma è un cortocircuito che compromette completamente l'anonimato, per cui sostanzialmente non c'è modo di connettersi in modo completamente anonimo a Freenode. Vai, ma queste sono altre risposte. Altre domande, questioni? Ok. Allora passiamo rapidamente a... a vedere... come setappare un tracker Tor. Ok. Vabbè, presumo che tutti sappiate che cos'è BitTorrent, per cui non so neanche chiederlo. Rapidamente è un protocollo per file sharing ed è composto da tre soggetti. Come tutti saprete, quando cercate un file e non c'è nessun sito, quindi non c'è nessuno che lo ha completamente. Allora, ci sono tre soggetti, i seed e i leech, che sono quelli che scambiano effettivamente i dati contenuti del torrent. Quindi un seed è uno che ha l'intero torrent, l'intero contenuto del torrent, gli interi file, non so qualsiasi sia il contenuto, e lo invia agli altri, e lo invia ai leech. I leech sono quelli che ricevono i dati, ma contemporaneamente la rete Tor è strutturata per far sì che anche i leech, mettiamo che abbiano il 50%, quel 50% che hanno lo inviano ad altri leech, ok? Quindi si crea tutto un circolo positivo che rende la rete Tor altamente scalabile e assolutamente la migliore idea, con il minor numero di costi e per condividere file di grandi dimensioni rispetto ad esempio a RapidShare o Megaupload, cioè è molto più efficiente, è molto più efficiente e non ha costi, non bisogna affidarsi a un server centrale se non per il tracker. Il tracker chi è?
Tracker è quello che rende possibile questo assurdo, perché tiene lista di seed e reach e li coordina, ovvero dice lui a quella parte, lui a quell'altra, se hai bisogno di quella parte valla a chiedere a lui, e però praticamente è quello che mantiene la, lo stato di un torrent. Perché vorremmo configurare un tracker torrent? Ad esempio io lo faccio per condividere fotografie con i miei amici. È un metodo semplice perché io lo uploado una volta e tutti lo hanno contemporaneamente, perché uno inizia da un pezzo e invia ad un altro, è il metodo più veloce che si può immaginare per condividere le foto. Oppure per distribuire un progetto molto grande. Ad esempio quelli di Debian lo fanno per diminuire il carico sui loro server, invece che dover mandare ogni giorno centinaia di gigabyte o migliaia di gigabyte per le ISO, cioè le immagini dei CD di installazione di Debian, cosa fanno? Mettono un torrent che va avanti tutti i giorni, e quindi c'è, diciamo, della gente che volontariamente contribuisce alla distribuzione del file ISO dell'immagine di installazione di Debian. E poi un prof, se avete qualche ragione, potete iniziare a vendere film piratati, non so, si possono fare, non sono moralista. Quale tracker utilizzare? Ce ne sono molti, fanno più o meno tutti schifo, soprattutto quelli in PHP. La soluzione che io ho trovato personalmente più semplice è OpenTracker, che è scritto in C ed è quello che utilizzano quelli di The Pirate Bay. Ora, quelli di The Pirate Bay, come potete immaginare, devono sostenere una grande quantità di traffico, per cui funziona, è solido. In realtà non è molto aggiornato, non è aggiornato da un certo quantitativo di tempo, però è veramente stabile e supporta il whitelisting, che vedremo che cos'è e come funziona. Ora, in realtà The Pirate Bay lo utilizzava, perché ora non fa più da tracker, si limita a indicizzare i torrent, a permettergli di fare ricerche. Infatti tutti i torrent che ci sono in giro che arrivano come tracker, The Pirate Bay non funzionano più, non so se vi è mai capitato. Va bene, allora, purtroppo è molto poco pacchettizzato OpenTracker. Ah, non so, un'altra cosa. Un'altra soluzione più sofisticata, che per dire include autenticazione, cioè se volete permettere solo a certi vostri amici di scaricare il torrent o cose simili, cioè sono soluzioni più sofisticate, io ho trovato buona XBT Tracker, che è scritto in C++, piuttosto estensibile e funziona bene. Io lo sto passando a quello di OpenTracker, che mi dà più soddisfazione. Dicevo, OpenTracker non è molto pacchettizzato, quindi la vostra distribuzione Linux difficilmente ce l'ha nei repository. E ho cercato anche per Debian, Ubuntu, qualche repository esterno e non l'ho trovato. Però ho cercato rapidamente, magari potete fare di meglio. So che c'è per OpenSUSE pacchettizzato, altrimenti bisogna compilarselo, ma non è sta tragedia. Bisogna compilare OpenTracker, una libreria che si chiama libofat. E niente, qui ci sono le istruzioni, ma le trovate sul sito, questo indirizzo, non è veramente niente di trascendentale, bisogna scaricarlo dal CDS, entrare nella cartella, dare make, salire, insomma, bisogna compilare tutti i miei progetti dando un colpo di make, non è niente di trascendentale, si può fare. Allora, in questa presentazione considereremo che il OpenTracker l'avete compilato nella home OpenTracker, e che è eseguibile, quindi dovrebbe generarvi sì questo indirizzo OpenTracker, è proprio il percorso dell'eseguibile. Ma prima di lanciarlo vediamo come si configura. E qua ci sono domande? Allora, c'è una configurazione di esempio a quell'indirizzo dove tutte le possibili opzioni sono commentate, per cui se volete fare una configurazione più avanzata potete darci un occhio. Altrimenti adesso noi ne creiamo uno al volo e supponiamo di salvarlo nella home o con tracker config. Allora, la prima linea, l'unica linea veramente indispensabile è listen.tcp seguito dall'indirizzo IP su quale mettersi in ascolto, due punti e la porta su quale mettersi in ascolto, e questo è veramente il minimo. Voi salvate un file dentro questa riga, lo lanciate come sotto, cioè open tracker parametro F, e poi passate il percorso del file di configurazione e basta, è fatto. Non dovrebbe esserci problemi. Se avete
se avete il firewall aperto e non ci sono altri programmi in ascolto su quella stessa porta, non dovrebbe esserci alcun problema. Avete già fatto tutto, pronto a essere utilizzato. Però in verità noi vogliamo fare qualcosa di un attimo più sofisticato. Ovvero mettiamo un paio di misure di sicurezza, ovvero facciamo, sandboxiamo un po' Open Tracker, perché come abbiamo detto, tra l'altro Open Tracker non è sviluppato più da un po', per cui potrebbero esserci vulnerabilità che potrebbero portare a compromettere il nostro server, non è proprio simpatico. Diciamo Open Tracker è fail safe in questo senso, nel senso che dalla configurazione stessa vi permette di scegliere come quale utente utilizzarlo, e se mettete tracker.user nobody, semplicemente sceglierà l'utente nobody, che è un utente che sostanzialmente non può fare nulla. Okay, quindi non potrà danneggiare la vostra macchina. Inoltre è buona idea metterlo in una chroot, aggiungendo la riga di configurazione tracker.vir e specificando una cartella qualsiasi, che una cartella buona qualsiasi, in questo caso noi scegliamo home, insomma la home open tracker chroot, che è una cartella che per ora è vuota. Che cosa significa fare un chroot? Significa che il programma, per quel programma, per open tracker, tutto quello che può vedere sta dentro a quella cartella, ok? Quindi non può accedere, che ne so, al vostro file delle password, alla vostra posta elettronica. Per lui la root, per lui lo slash diventa quella cartella lì e non c'è modo di uscire, a meno di riuscire a evaderla a cercare, ma in genere non si riesce. E quindi questo permette di non fare danni. Ok, ultima cosa che vogliamo configurare è il whitelisting, perché una volta che voi lanciate il tracker, lui indiscriminatamente tutte le richieste di traccare, per il termine, un torrent, lui le accetta. Quindi se qualcuno scopre che voi avete un tracker e decide di utilizzare il vostro tracker per diffondere pedopornografia, sono cazzi vostri poi. Pertanto bisogna attivare il whitelisting, ovvero cos'è il whitelisting? È un file, cioè è una feature che permette di avere un file, una whitelist, una lista bianca, dove mettete tutti gli MD file, tutti gli hash che identificano univocamente un torrent che voi volete permettere di traccare al vostro tracker. Quindi voi fate un torrent con le foto dei vostri amici nudi, benissimo. Quando create il torrent, il programma che userete, dopo lo facciamo con transmission, creerà il torrent e poi se andate su proprietà, in un campo ci sarà scritto hash. Ora voi lo mettete in questo file, nell'esempio in Open Tracker chroot whitelist, deve essere un file dentro la chroot perché altrimenti, come abbiamo detto, Open Tracker non può vedere niente al di fuori, quindi un file all'interno della chroot. Mettete lì dentro il appunto l'hash del torrent e quello sarà uno dei torrent che si può usare. Tutte le altre richieste verranno brutalmente ignorate. Per abilitare whitelisting bisogna aggiungere la configurazione sulla riga lì, access.whitelist/whitelist, dove slash whitelist vuol dire nella root whitelist, ma per lui la root, come abbiamo detto, è fino a qua, okay? A partire da qui in poi è il chroot. Ok, va bene, diamo un'occhiata alla configurazione. Allora, io ce l'ho in Open Tracker, nella cartella home. Questa è la configurazione deprivata a tutti i commenti e niente, sostanzialmente io ho un tracker che ascolta su quell'indirizzo IP lì sulla porta 9876, porta qualsiasi. Ho impostato la whitelist, dopo vi diamo un occhio. La chroot del mio Open Tracker è questo percorso qui e lo faccio andare come utente nobody per non dargli accessi di lettura, cioè di scrittura da nessuna parte. Quindi vediamo, non so, ad esempio dentro a chroot c'è il file whitelist e qui ci sono alcuni hash dei file che io ho, dei torrent che ho creato per condividere le fotografie con me. Ora, ultima cosa, vediamo effettivamente come si può creare un torrent che utilizza
il nostro track. Ormai avete visto che lo sto scaricando. Così. Allora, a parte farmi cazzi, creiamo un nuovo torrent, okay. Selezioniamo un file, non so, un file qualsiasi, un kernel Linux 2.6 per Linux. Vabbè, e il punto importante è trackers, quindi, ok? Ora, se io metto http due punti l'indirizzo IP che avevo messo qui e la porta, ok, e poi unknowns, come comunque è tutto scritto qua, dopo potete, in caso come reference potete guardarlo, abbiamo fatto un torrent che utilizza il mio server, ok. La cosa che vi consiglio di mettere quando condividete le foto con i vostri amici è di mettere private torrent, e mi sono chiesto per lungo tempo cosa significasse, poi ho scoperto che praticamente vuol dire che l'unico modo in cui il client cercherà seed o leech con cui scambiare dati è tramite il tracker, perché ci sono altri metodi tipo la ricerca locale oppure il DHT. Se avete presente DHT, una cosa che comunque, anche se non si sa bene come funziona Tor, si vede in giro scritta, utilizza soltanto, soltanto il tracker, perché altrimenti cosa può succedere? Può succedere che il vostro client che sta scaricando due torrent, uno privato e un altro pubblico, ne so, Batman Arkham City, chieda a uno a uno con cui sta scambiando dati per Arkham City se per caso ha anche l'altro torrent, ok? E questa non è una cosa del tutto piacevole. Per cui, mettendo private torrent, questa cosa non succede, si utilizza soltanto il tracker per scoprire nuovi leech o seed. Okay? Allora, creiamo il torrent, ce l'ha creato, lo aggiungiamo, mi risulta che io lo posseggo al 100% e quindi se avvio il torrent sarà un seed. Lo apriamo, l'ho messo da qualche parte. Andiamo su proprietà e qui appare il nostro hash che vi dicevo. Ora, copiando questo hash e andandolo a mettere dentro alla whitelist, salviamo, poi possiamo avviare il tracker. Adesso il tracker è partito e rimane lì così. Avviando il torrent, boh, basta, saremo a posto, l'abbiamo messo nella whitelist, possiamo utilizzarlo, è uno di quelli bianchi e quindi tutto dovrebbe funzionare. Ora non lo avvio perché tanto comunque non funzionerebbe qui al Politecnico, però è sicuro che la cosa che funziona ed è da soddisfazione. Ok, nient'altro. Avete domande? Quindi non ho capito, se io poi voglio far scaricare qualcun altro, che faccio? Tu hai creato il file torrent, il punto torrent, ah, okay. E glielo dai, basta. Ma il file è sul server o su quello? Se vuoi puoi metterlo sul server da scaricare, però cioè su server HTTP. Però puoi anche mandargli le mail, è indifferente. Assolutamente indifferente. No, io dico il file, proprio il contenuto del torrent. No, il torrent tu puoi anche non avere. Cioè, una volta che. Diciamo che per fare da seed devi averlo, però non c'entra niente col server, assolutamente. Il server non lo vede mai il contenuto del torrent, perché si occupa soltanto di coordinare, cioè lui sa soltanto che il torrent ha una certa dimensione ed è diviso in una certa serie di pezzi e dice, lui ha quel pezzo, lui ha quell'altro, tu hai bisogno di quello, vallo a chiedere a lui. Soltanto quello, lui sa che ci sono dei pezzi e sa che qualcuno li ha e qualcun altro no, e coordina le cose. Basta, non fa nient'altro, quindi il contenuto del torrent non lo conosce. Per cui in realtà, volendo, anche se dovessero utilizzarlo per telepornografia, voi non è che in realtà sareste responsabili direttamente della distribuzione del contenuto, però cioè, non mi metterei in mezzo a questo genere di cose. Ok, altre domande? Ultima cosa, vediamo se per caso è qui. Il mio servizio Tor è partito.
per questo servizio c'è una specie di DNS interno che si propaga automaticamente, com'è che... No, il DNS non vengono interpellati perché... Una specie? No, perché la richiesta viene mandata direttamente al client Tor, visivamente parlando lui, che riceve la richiesta per intero, così com'è, e non intercetta quell'indirizzo e dice no, non fare una richiesta di DNS, perché una richiesta di DNS di questa roba qui non ti porterebbe a niente. Cioè non esiste, non c'è un IP associato a bounddomain.on. Non esiste. Sì, non intendevo DNS per i propri, cioè in termini del Tor come raggiungere l'indirizzo, come lo trova. Ok, è la parte che non volevo spiegare. No, comunque sia, no, perché è articolata, comunque sia, semplicemente quando tu crei un hidden service, crei un descriptor, sì, lo chiamano, in cui associa il tuo dominio.onion alla tua chiave pubblica, ovvero quella che ti identifica, e lo dà in e ti crea tre circuiti come questi, che si chiamano, che sono sostanzialmente quelli che si occupano di annunciare e diffondere questo descriptor. Quando tu fai una richiesta a un dominio.onion, diciamo, non è che broadcast, interroghi una tabella di hash distribuita sulla rete Tor, che non so come funzioni, sulla rete Tor, che sinceramente non so come funzioni, che ti permette di ottenere questo descriptor e quindi di metterti d'accordo col server per un altro circuito completo tramite il quale comunicare. Comunque se sei curioso vatti a vedere l'indirizzo che scrive. Ok, se non ci sono altre domande avrei concluso. Per creare un torrent ma da terminale, cioè senza un'interfaccia grafica. Non so, so che Transmission ha un'interfaccia grafica in Encursi, mi sembra, per cui non dovrebbe essere un problema. Tu ti scarichi. C'è anche il T, Transmission T, se dai comando. Sì, però con Encursi dai. Vediamo. Perché avevo trovato tipo un programmino che si chiama MK Torrent, però non mi. Cioè, creava il torrent ma poi non riuscivo mai a farlo funzionare sostanzialmente. Ma impostavi il tracker, il tracker? Sì, aggiungevo i tracker, quelli open tracker. Ma non ti creava il torrent o ti dava il torrent? No, lo creava, ma sostanzialmente non scaricava nulla dopo, anche facendo passare qualche ora non scaricava niente. Non lo so, lì possono essere tante cose, magari o tu o quello con cui stai scambiando non hai una porta aperta o cose simili. Poi in teoria dovrebbero averle entrambe, penso, perché una era la mia, cioè ho provato a scaricarla io. Ma dava errore il client, diceva, non so, non permesso questo torrent, tracker non raggiungibile. Volevo controllare, però non mi sembrava. Vabbè, ci guarderemo. Guarderemo. Ok, altro? Ma le richieste DNS vengono fatte all'interno della rete Tor? No, DNS è completamente tagliato fuori. C'è una cosa completamente diversa. Se io faccio una richiesta per tipo Pirate Bay al server. Ah, in quel senso lì. Ah, non i domini.on quindi qua. No, no. Sì, se allora. Se il server DNS mi risponde 27001, come faccio? No, aspetta. Se tu usi il Tor Browser Bundle, allora, prima di tutto una cosa importante dei DNS in Tor è che un altro motivo per cui non bisogna usare un browser senza il Tor Browser Bundle è che c'è il rischio che leakino i DNS, ovvero che voi facciate richieste DNS, ad esempio, non so, a ciao.it al vostro DNS del vostro provider internet invece che tramite la rete Tor. Invece con il Browser Bundle siete sicuri che tutto passa attraverso la rete Tor. Anche le richieste DNS passano attraverso la rete Tor. Ora, non so esattamente chi faccia la richiesta DNS, ma ha intuito direi l'ex employee. Sì, sì. Per cui... Anche perché ha detto che non era supportato UDP. Fatta, quello di sicuro, no, quello di sicuro, no, assolutamente, non si occupa il browser di fare la richiesta, cioè si ne occupa il client Tor e non utilizza il protocollo DNS all'interno, non esiste un DNS all'interno della, esisterà qualcosa di simile. Presumibilmente cioè, la cosa più logica è che lo faccia l'ex node, perché tanto è lui che si occupa di fare la richiesta e quindi ha senso che tu riceva il dominio come se tu fossi lui. Okay? Comunque sia, se lui ti spara fuori, se il suo DNS, cioè per dire, se c'è un exit node in Italia e tu chiedi thepiratebay.com, ti becchi l'indirizzo IP del nucleo della polizia, della guardia di finanza di Perugia, e quindi non vedi.
cioè non è che Tor è la panacea, se c'è un coso un tracker in Italia, si trova in Italia, ti metti quello, però sono molti pochi di next node in Italia perché la legislazione è dubbia e in genere contraria a questo genere di cose, per cui trovate magari più in Germania, Francia, Olanda. Altro? Ok, va bene, grazie. Intanto io faccio il setup del mio.